Ben ritrovati di nuovo su Review You. Oggi vado a recensire per voi questi fermadischi acquistati su Amazon ad un prezzo davvero basso. Vi lascio il link in descrizione. Se non l'avete fatto, iscrivetevi ed andate a guardare i video a tema home gym che sono già usciti sul canale, tra cui quello di trasformazione della mia stanza deposito in una home gym. Vi mostro da vicino i fermadischi. Come vedete sono di plastica dura, resistente, anche pesanti tenendoli in mano. Hanno queste viti che li rendono, diciamo, resistenti anche sul lungo periodo. Infatti usandoli in questi mesi non si sono neanche smollati. Andate ad aprirli così e andate a stringerli così. C'è una parte di gomma appunto che fa un ottimo grip sul bilanciere, non scivola. Ne ho acquistati di due tipi, di due misure diverse, da 25 mm e da 28, quindi sul link qui sotto del venditore di Amazon trovate la misura che più vi piace, 30 mm, 28 o 25 mm. Arrivano quindi soltanto due da 28, due da 25, due da 30 mm. Adesso vi faccio vedere come si mettono sul bilanciere e vi dico già che ho fatto una recensione, vi lascio anche il link qui sotto, di questi altri fermadischi acquistati da Amazon. Cosa cambia? Questi qua sono magari un po' più resistenti quando andate ad usare dei carichi pesanti e andate a fare dei movimenti un po' più bruschi col bilanciere, mentre su una panca piana ad esempio potete mettere questi che vanno benissimo. Infatti uso questi su una panca piana comunque quando non devo muovere il bilanciere troppo bruscamente, ma questi qua in alternativa tengono veramente saldo e dovete comunque applicare una forza per tutto il tragitto, diciamo, del bilanciere per inserirli e anche per toglierli, mentre questi sono più facili da mettere e togliere. Andate ad aprire, tac, andate a chiudere e via. Inserisco tranquillamente, velocemente, chiudo, presa salda, non si muove. Link in descrizione, alla prossima review.